Susie Salmon, una ragazzina 14enne piena di vita e speranze per il futuro, viene sequestrata mentre torna a casa da scuola, brutalmente violentata ed uccisa. Dopo la morte, Susie, rimasta sospesa in una dimensione onirica, intermedia tra terra e cielo, continua a vegliare sulla famiglia e le persone care mentre il suo assassino è ancora in libertà. Incerta se continuare il viaggio ultraterreno verso la paradisiaca meta o rimanere in contatto con i propri cari per tentare di guarire dalla sofferenza e dal disfacimento del nucleo familiare, deve anche vedersela con il proprio desiderio di vendetta verso il suo carnefice, pronto a ripetere nuovi atroci gesti. Audace prova del regista Peter Jackson di uscire dalla dimensione colossal, Amabili resti si giova di interpreti di gran calibro, da Susan Sarandon a Rachel Weisz alla promettente Saoirse Ronan nella parte della giovane Susie. La calidoscopica quanto filologica visionalità della trilogia dell'Anello e la grandeur di King Kong lasciano qui il posto ad un onirismo sentimentale un po' affettato, pur nella buona intenzione di ricreare l'atmosfera toccante del romanzo di Alice Sebold. Migliori le parti realistiche dove la nervosa regia di Jackson può esprimersi con sufficiente convinzione. Tutto sommato, quel che resta davvero impresso nella mente, oltre all'incursione del genio musicale di Brian Eno, è il terribile robotico golem interpretato da un perfetto Stanley Tucci. Find the look, I couldn't find him. It all had to kind of come from the outside. And once I saw him in the mirror, then I could be him, because I could remove myself from myself enough to be him. The key was to really make him innocuous, to make him an average Joe, because if you make him look like a weird, or his eyes are weird, or his teeth are weird, or, you know, it's too easy.